tanto è un pubblico mediamente più istruito di quello di 20, 30, 40 o 50 anni fa. Io darei solo due parametri di misura, e cioè se noi pensiamo che nel 1800, visto che abbiamo appena finito di celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia, beh, insomma, al momento dell'Unità d'Italia, come De Mauro ci ha insegnato, i parlanti italiano erano un 2,5% della popolazione. Gli analfabeti erano il 78,5%. Oggi ci troviamo con una situazione di analfabetismo molto più bassa, che si aggirerà al massimo intorno all'1%, e soprattutto una capacità di dominare la lingua italiana comune parlata, la lingua italiana parlata, sicuramente molto più ampia rispetto agli anni passati, quando la gente parlava esclusivamente in dialetto. Morale: oggi l'italiano è patrimonio comune di circa il 94-95% della popolazione. Alcuni capaci di alternare lingua comune italiana e dialetto, altri una buona metà, un 45% esclusivamente italiano. E beh, insomma, è una situazione molto diversa da quando ho cominciato ad andare a scuola io negli anni 50, quando l'italiano era una lingua imparata nei banchi di scuola come se fosse stata una lingua straniera. Quindi la buona notizia è che è aumentato il livello di alfabetizzazione degli italiani. La cattiva notizia è che non sempre questo aumentato livello di istruzione riesce a stare dietro alle nuove richieste sociali, cioè una capacità di dominio sulla lingua, non solo parlata ma anche scritta, che insomma richiederebbe ben altre prestazioni da parte della scuola, dei nostri politici, maggiore attenzione anche, diciamo, dei politici su questo piano, ecco, nel fare politiche scolastiche ed educative, dalle scuole materne fino all'università. Quindi la buona notizia è che è aumentato il tasso di alfabetizzazione. Forse la cattiva notizia è che questo tasso non è sufficiente per stare al passo con i tempi e con le richieste sociali, tenuto conto che comunque in Italia permane questa, non la chiamo neppure disaffezione perché non c'è mai stata l'affezione, ma comunque una quantità di lettura sicuramente inferiore alla media europea. Questo, ovviamente, ci sono molti luoghi comuni su questi dati, e cioè che i giovani non saprebbero parlare in italiano, che scrivono male perché usano gli SMS, oppure che non leggono, e sono tutti luoghi comuni che meriterebbero di essere smontati uno per uno, perché le fasce giovanili mediamente leggono molto di più delle fasce adulte, anagraficamente parlando. Il linguaggio dell'SMS serve per una celerità nella scrittura, che non vuol dire azzerare la conoscenza dell'italiano. Il vero problema è che magari i ragazzi non sono sempre in grado di distinguere quando scrivere perché con X, K ed E, e nei compiti, per esempio, all'università, nei test che facciamo per gli esami, nei test, cioè domande a scelta a risposta aperta, se mi scrivono perché è scritto in questo modo, li ammazzo, cioè nel senso che sono liberi di scrivere perché in questo modo nello scambio epistolare via SMS, ma non possono riprodurre questa modalità in uno scritto formale come un esame all'università. Allora, riuscire a far capire, per esempio, ai ragazzi la differenza del contesto, ci risiamo, è quello che serve per poter usare perché scritto da cristiani in senso appunto formalmente corretto, e perché scritto con X, K ed E quando è un SMS, e non, come dire, usare sempre l'uno o sempre l'altro, perché anche questa variabilità negli usi è abbastanza, come dire, utile e diffusa, quindi è inutile cercare di fermare il corso delle acque. Il problema è saper incanalare come si scrive in una situazione, come dire, comunicativa, e come si può scrivere in un'altra molto più informale, come uno scambio tra amici per SMS.